Belle partite andate a Verona in questa seconda torrida giornata dedicata agli internazionali di tennis. Un appuntamento storico per la città scaligera che torna ad ospitare un torneo tennistico di grande calibro dopo 31 anni sui campi dell'associazione Tennis Verona. A dirigere l'evento, anche dal punto di vista delle regole anti-Covid, Viktor Galovic. La giornata sarà strutturata in questo modo. Nei primi giorni partiremo ovviamente alle 11 del mattino perché avendo tantissime partite dobbiamo finirle tutte, abbiamo poco spazio di manovra. Ovviamente l'accesso è libero a chiunque, non bisogna pagare, è completamente gratis. Finite le partite con l'ultimo match serale che inizierà alle 9 di sera, finita la partita avremo tutto un cocktail pool bar allestito per le serate, avremo concerti e DJ set tutti i giorni. L'entrata durante l'evento sarà esclusiva per chi ha il Green Pass o il tampone. Purtroppo in questo momento le regolamentazioni Covid sono queste e non potevamo fare altrimenti. L'unica cosa che siamo riusciti a fare è organizzare un gazebo all'entrata in cui la gente che non ha il Green Pass, non ha il vaccino ma vuole farsi il tampone ha la disponibilità di farlo. Al costo di 15 euro gli verrà dato anche un omaggio, uno spritz. A calcare i campi tra i primi il giovane veronese Nicolò Pozzani, che ieri non ha superato lo scoglio rappresentato dal tennista croato Mattia Pekotic, e il veneto Marco Speronello, uscito ieri contro l'argentino Tiago Tirante, ma comunque entusiasta di aver potuto partecipare al torneo che ha riportato il grande tennis a Verona. Intanto è stata un'ottima esperienza, mi sono divertito un sacco e porto a casa che ho capito com'è il livello, che è assolutamente alla mia portata, e allenandomi e lavorandoci posso assolutamente raggiungere questi livelli a breve, quindi non vedo l'ora insomma di tornare ad allenarmi e di tornare a giocare partite come questa. È stato molto emozionante, dopo 8 anni quasi non giocavo un torneo internazionale, quindi è stato emotivamente bello forte, poi nel senso mi ero disabituato a giocare queste partite, poi sul campo più bello, almeno uno dei miei campi preferiti, è stato un piacere sicuramente.